Siamo a Paestum, uno dei luoghi più belli e suggestivi del mondo, è l'antica Lucania e Mafalda Inglese in questo luogo, in questi luoghi, in questa campagna, in questa antica Lucania, svolge un ruolo molto importante nella cultura e nell'aggregazione sociale. Cosa fa? Grazie Armando. Il nostro movimento, Italia Emotional Way, è appunto, un movimento sociale, culturale, etico, apartitico e apolitico chiaramente, promosso dalla nostra associazione culturale Parvares, che ha come scopo proprio lo sviluppo prima e la promozione poi dei territori. Perché il primo passo per la promozione dei territori, secondo il nostro punto di vista, è sicuramente lo sviluppo. Quindi una ricerca, uno studio di quelle che sono le origini, la storia, le leggende che costruiscono la nostra identità popolare e territoriale. E da quanto tempo state operando? Dal 2011 Parvares riesce sui territori ad avere una propria presenza, soprattutto i primi anni. Poi abbiamo ripreso un paio di anni fa con il movimento Italia Emotional Way, che ci dà la possibilità appunto di interagire con gli enti pubblici, come i comuni, con i quali stiamo svolgendo delle ottime performance culturali, quali i salotti dei borghi. E voglio parlarti in particolar modo proprio di questo, cioè la rete dei salotti dei borghi del Sud Italia soprattutto, Ah, poi poiché diciamo un'unica regione, la Lucania sì, antica e diciamo, la Lucania moderna. assolutamente. Salerno e la Lucania sono praticamente un'unica macro-regione sicuramente identitaria e culturale. E, i salotti hanno la possibilità di fare cosa? Di racchiudere in un contesto sociale e culturale quella che è l'identità di un borgo. E questi borghi che hanno tanto bisogno di essere rivalutati, basta con i borghi fantasma, basta con i borghi morti, basta con i borghi Queste popolari. iniziative, Mafalda, possono produrre anche attività produttive, possono Assolutamente. produrre, ingenerare nuove risorse e quindi far sì che i giovani possano restare da noi. Assolutamente sì, perché in realtà che cosa si va a fare? Si va ad agire sui territori realmente, si agisce concretamente, quindi si inizia l'interazione con quelli che sono gli enti pubblici comuni. E perché? Perché sono l'ente preposto a quella che è una promozione, una cultura diffusa sul territorio. Ma le aziende, le piccole aziende artigianali, di impresa familiari e quant'altro, hanno in questa maniera la possibilità di essere proiettate in una dimensione culturale e sociale che già gli appartiene, fra l'altro, perché il loro lavoro proviene da una cultura di Riappropriarsi base. del proprio territorio, diciamo 360 gradi, sotto l'aspetto della produzione, della rivalutazione delle nostre radici, quindi dell'etnia e di quello che può essere proiettato verso il futuro, cioè Noi tutto siamo questo. cultura, noi siamo cultura in tutto ciò che ci E esprimiamo. dalla tua esperienza stai vedendo che ci sono buoni risultati in questi anni? Ci sono buoni risultati, Le amministrazioni rispondono? rispondono le persone, le donne soprattutto, hanno risposto molto bene nei salotti che abbiamo già organizzato, perché probabilmente le donne oggi come allora sono ancora le depositarie di una cultura di artigianato, di arte fine, che può essere quella del ricamo, che può essere quella della lavorazione degli alimenti, questi alimenti che sono tanto amati nel mondo e che a volte si rischia di perdere definitivamente il segreto che li costituisce, che li produce. Come Cineclub, ma anche come tante altre associazioni culturali, abbiamo promosso questo Monticchio Cinelaghi, Molto dal bene. 3 al 7 di agosto prossimo. Ecco, questa è una delle attività che può interagire con il tuo movimento. Ma questo io lo vedo già un salotto, praticamente. È già un salotto perché interagisce territorio, questo meraviglioso territorio che avete sicuramente, i comuni che insistono sul territorio, Il che in parco ne ha questa maniera, il 11, il parco del Parco del Vulture. Vulture ha 11 comuni, e che quindi potremmo immaginare già ciò che avete voi in questa maniera avviato, cioè una riscoperta del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico, quindi vedo trekking, vedo appuntamenti appunto che farete e Presenza in quale di cercherò di registi. essere presente, e la cultura attraverso quella che è
è la cinematografia, quindi qual è il viatico migliore se non appunto, cioè, stiamo facendo percorsi paralleli ma trovando una, troveranno una convergenza, perché Armando, chi cerca la cultura dei luoghi, il percorso poi alla fine lo fa ed è quello, e potremmo immaginare un avvio proprio di creare un ponte culturale, sociale, che si basi sui valori condivisi dell'etica, del rispetto del paesaggio, dei luoghi, delle tradizioni, delle culture, dell'umanità che è intorno a noi e che è dentro di noi, e magari ci diamo appuntamento qui fra un anno magari, e vedremo che cosa avremo risolto insieme. Al centro di questo progetto c'è proprio la biodiversità, la bioetnia, etica e tutto quello, quindi il ponte, uno dei ponti fra noi è stato l'artista Vittorio, che salutiamo e che sarà con noi. Grande maestro Vertone, assolutamente. Quindi sono ponti che stiamo legando, stiamo tenendo su fra vari territori, ma questo è unico perché ci appartiene, fra la Lucania antica e l'Italia. Grazie, grazie a te.